Benvenuti in Forma con Franco. Oh, buongiorno a tutti e benvenuti in Forma con Franco. Meno male che siamo ancora vivi, Franco. Sei contento? Ci siamo, di esserci ancora, di non essere ancora passato a miglior vita? Ancora no. Meno male, Franco, perché è un ciuffo già storto. Abbiamo ancora tanti video da fare. Allora, oggi abbiamo tante robe da fare, Franco. Vuoi morire adesso? Scusa. Se poi Franco dovesse per caso... Ma come fai senza di me a fare video? Come faccio senza di Franco? Anzi, io devo eliminarti dalla faccia del canale. No, dovrei cancellare. Poi non rimangono più video. Ma vedi, cancello. Io vorrei un giorno o l'altro, no, quando mi fai girare le palle... Cancella tutti i video. Sì, cancellare ogni singolo video in cui poi sei presente tu. Ne rimangono 3 o 4. Beh, ma meglio pochi buoni pochi, che ma tanti buoni. Ma cattivi. Perché tu metti l'infabulazione proprio dentro, metti la cattiveria negli esercizi, comunque sia. Oggi siamo di nuovo qua nella serie dei salutisti col vento fortissimo. C'è sempre vento qua, quando c'è Franco c'è sempre vento. Fateci caso, quando c'è la scimmia, petugna, così non c'è mai vento. Quando c'è Franco invece vengono le bufere. No? Perché? Perché già tanto che Franco riesce a rimanere in piedi. Sapete quando c'è quell'amico là che non esce mai, esce e dice oggi grandina. Se Franco riesce a rimanere in piedi, sono sempre in giro. Vengono le bufere, appunto. Oggi vediamo degli esercizi molto importanti, solamente di trazione e di addominali alla fine, per quanto riguarda la scapola, ok? Trazione, Franco, cerca di coprire il ventre, è forte, più di te. Sono piccolo per coprire il ventre. Sei troppo piccolo per coprire il ventre, infatti sei un grissino, tu equivali a un grissino. Un cracker. Sei un... ti scrocchio come un cracker. Allora, vedremo la versione per Paoli Pelati, adulti, e per i bambini di Paolo Pelato, nel senso le trazioni prima le vediamo nella sua funzione normale, ok, quindi trazione reale, però con la metodologia che andrò a spiegarvi, e poi in quella facilitata, cioè per il figlio di Paolo Pelato che ad esempio si vuole allenare anche lui, il figlio, allora lo farà con gli Australian Pull-up anziché con le trazioni normali, ok? Allora, prono supino qua, io vi consiglio di provare ambedue i metodi, ok? Partiamo da i medesimi esercizi che vi faccio vedere. Poi Franco tu dovrai ripeterli, ci siamo che dovrei ripetere tutto. Cosa fa? Che stai facendo? C'è una zanzara. Vabbè, ho capito. Oh, là. Sei fermo. I medesimi esercizi che vi faccio vedere si possono riproporre in trazione anche con loop band. Ok? Quindi va bene, proprio alla portata di tutti. Sono esercizi salutari che non vi permettono di farvi male. Ok, perché Franco deve innanzitutto rimanere in salute. In salute. La prima cosa, Franco, adesso un cadovino. In salute con Franco. No, chiamali in salute con Franco. In salute. Rimaniamo in salute. E faremo una nuova serie che si chiamerà In salute con Franco. Qual è, Franco, la cosa più importante per te? La pulizia. No, la salute. Bravo. Oh, di per me la cosa più importante è la cosa più importante per me è la salute, ragazzi. Perfetto. Ok, allora parti, io ve lo faccio vedere in chin up, perché per i Paoli Pelati vi consiglio chin up, perché ancora più agli occhi degli altri più rende salutare. Più salute, no? Vi consiglio anche di tenere le gambe incrociate dietro. Scherzi a parte, sono esercizi molto utili. Dunque, bisogna un attimino veramente, vieni Franco, cos'è l'attivazione scapolare nelle trazioni? Perché la trazione è composta da varie fasi. La prima è l'attivazione scapolare, ovvero da così, con la scapola elevata adesso, quindi è elevata, non la scapola è fuori dalla sede, elevata, cioè vedetela così, ok? Vi faccio il disegnino, è elevata. Devo andarla a deprimere, deprimere e retrarre, quindi deprimere, abbassare e retrarre, vado a retrarre, ok? Quindi da così, elevata, vado a fare questo, questo, ok? È un movimento a braccia tese, si muove solamente la scapola. Per scaldarvi vi consiglio di Australian Pull-up, anche i Paoli Pelati, ok? Quindi è così, ritraggo e torno, trazione e torno, ok? Dopo esservi scaldati, trazione scapolare, arrivo, blocco al mento o alla fronte, cioè a mezzo rom, qua in base anche al vostro livello, ok? 5 secondi, quindi da così, scapolo, blocco, blocco, 5 secondi, 3, 4, 5, torno giù lento, ok? Faccio 3 pull up, sempre con scapola attiva, vedete che non la mollo così, ma rimango attivo, 1, 2, l'ultimo, 3, ok? Questa è la prima variante. La seconda variante, che ricordo si può fare anche qua, dopo aver finito il secondaggio di tenuta e le altre trazioni sempre con l'attivazione, faccio solamente movimento scapolare, quindi sono 3 sequenze diverse senza mai spostarsi dalla sbarra. Quindi faccio secondaggio,
le trazioni, che adesso non rifarò per questione di tempi. E anche da là, Franco, che schifo! Si vedeva. Ok? Finite le trazioni, quindi ho fatto il secondaggio, le trazioni, attivazione scapolare. Sono fondamentali per il movimento, sennò poi vengono fuori quelle trazioni tutte brutte, fatte solo di bicipiti, di brazza. Fate anche male, ok? Quindi, 5 secondi, o anche 3, i numeri poi sono relativi. Basta che andate a isometria, ok? Trazione, che può essere minore rispetto al secondaggio che andate a tenere. Attivazione scapolare, ok? Per 10, le ultime. Sono toste. Se non riuscite, quindi il figlio di Paolo operato, cosa può fare? Viva Franco! No, le prendi da lì. Mamma mia, che brutto. Cioè, lo vabbè, fai apposta. Tu lo fai apposta per farmi la ripresa brutta. Sì, voglio brutta, farti venire video brutto. Brutto e cattivo, tu. Brutto cattivo, tu, brutto cattivo. Ok? Allora, attivo, bene, tutto così. 10 con blocco di 2 secondi qua, facciamo. Quindi, 1, 2, torno. Ok, finiti i 10 pull up. Attivazione scapolare, quindi protraggo, vado a perdere l'attivazione. E la riattivo. L'aria attivo, ok? Sono fondamentali, ripeto, per avere una trazione fluida. Vedrete come dimagrirete dopo aver fatto ste metodologie qua. No, scherzi a parte, la trazione, se siete anche in fase d'apprendimento, fare queste cose scapolari ve la farà sentire totalmente diversa. Magari passate da una fase dove le scapole proprio non le attivate, andate di bicipiti tutti brutti, asimmetrici, così. Attivandole vedrete una trazione diversa, nel senso che sarà fluida. Sarà come un movimento che voi avete, ok? E non un movimento strano, come le fa Franco, ad esempio. Prova a farle, Franco. Vediamo, spiega nel mentre. Cos'è che sei rosso qua? Io non t'ho toccato. Ma vedi come sei messo male? No, spiega. Attivazione scapolare. Ma che cazzo c'hai qua? Cosa? Ah, la maglia che ho messo per la panca. Ma che... Ma... Un livido. Ma... 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 Dai, Franco, vai, spiega. Vai, spiega. Ok. Isometria. Sì, una delle due. Poi ovviamente si possono abbinare. Potete fare sia blocco alla fronte che sopra il mento. Di un secondo, 2 secondi, 2 secondi, 3 secondi e 1. Supponiamo che adesso ti blocchi solamente al mento 3 secondi. Ok, quindi arrivi su blocco 3 secondi, 3 trazioni e poi 10 attivazioni scapolari. Sì, ho detto al mento, però vabbè. Vai, 3 trazioni normali. 1, 2, 3. Adesso attivazioni scapolari a braccia tese. 10. 1, 2, vabbè, non farle tutte. Comunque sia, bravo. Questo qua, ok? Questo esercizio qua, puoi spiegare? Beh, dica in salute. Che non si fanno male. In salute, ragazzi, la scapola non si farà male. Che vi aiuterà nella vostra memoria nei movimenti quotidiani, per lavorare in fabbrica. Fabbrica. No, ma tu, perché poi la gente dice, ah, vabbè, ma voi siete atleti di qua e di là, tu dillo che lavori in anche fabbrica. Per gli operai, cioè per produrre di più, dovete attivare la scapola. Il vostro capo sarà fiero di voi. Sì, sì. Ci siete operai, no? Che lavorate in fabbrica. Vi aumenterà lo stipendio. Poi. Dove lavori, Fran? Tu dove lavori, in senso, cos'è il luogo dove. Una fabbrica? Una fabbrica. Ripetilo. Una fabbrica, non è che... Ma che braccia lunghe da scimmiaccia. Fa vedere quello per i bambini invece. Per i figli di Paolo Bravo. Per i figli di tuo padre. Quindi per te. È troppo divertente, ragazzi, stare con Franco. Scapola. Attiviamo la scapola. Questa è l'imitazione di suo padre. Aspetta la scapola. Però no, allora nell'attivazione della scapola non devi modificare la postura del corpo qua. Cioè non confondete l'attivazione della scapola con la curva lombare, ok? Quella non ci deve essere. Non deve neanche esserci una retrazione, ma deve esserci solamente una neutralità, ok? Che stupido. Sei un essere proprio incosciente. Prova, Franco, su un curioso. Guarda, tieni un attimo, voglio far vedere. Perché qua si possono fare quelle robe, sei larghissime, tipo da così. Ah, le trazioni quelle. La scimmia. No, voglio appendermi a quello più... Tra l'altro questa, ragazzi, è la struttura più antica che possa mai esistere. Che è mai esistita, chi va. Una volta le facevi così le trazioni, ti ricordi?
Prova, Franco. Che roba assurda, prova. Ti arrivo da qua fino a... Sì, sì, con le tue braccia, prova. Mica se riesci ad arrivare fino a là. Dai. No, 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 ma devi fare un balzo da scimmia. Fai il balzo da scimmia, Franco. Frango. Frango, fai il balzo da scimmia. Vai, vai, vai. No, ma devi proprio slanciare, allunga. Vai alla Sandokan, come tuo padre. Mica, ma lo piglio più largo io. Vai, tu hai le braccia più lunghe. Trazione. Ma è nervoso. Ok, ok, Franco ha bevuto il latte, è saturo. No, fai un suicidio molto... Devo fare. A me piace quando muoiono anche le persone, no? Così guarda, cioè, nei suicidi, negli harakiri, ad esempio, sono messo alle strette. Fai finta, Franco, che mi vuoi aggredire. Fai finta che mi vuoi aggredire. Ah, si ammazzano da solo. Così la fa finita subito. Non ha sofferto. Fai tu un arachiri, Franco. Ancora? Minchia, sei fissato con questi arachiri. Dai, fanne uno tu. Non li so fare. Ma che vuol dire non li so fare? Basta che mi fai ti pianti un coltello in pancia, ipotetico. Dai, Franco. Ma dai, perché devo fare sta roba? Ma perché non vuoi mai giocare, non vuoi mai divertirti, non vuoi mai fare niente? Devo andare in fabbrica dopo.